Prego, Sisto. No, io dico una cosa molto semplice. Se, diciamo così, un giornalista vivace come l'amico Salvini non ha altri argomenti per attaccare il governo che il gossip riferito a Ma questa non è vicenda di gossip, ma debolezze, non è gossip, di ma non è debolezze, di gossip. gossip, Si è gossip, di dimesso il debolezze. ministro della cultura. Come fa a essere gossip? Facciamolo parlare, poi Completo c'è il il mio tempo della pensiero. replica. Completo il mio pensiero. Non ha altri temi che il gossip riferito a queste debolezze umane? Beh, io mi sento molto solido come appartenente al governo. Cioè dico che sostanzialmente va tutto bene e i risultati di oggi proprio ce lo dimostrano. Mi sembra che questa sia una vicenda, ripeto, che da rotocalco va benissimo, da giornali che si occupano di questi temi di cronaca spicciola e va benissimo. Mi stupisce che possa diventare addirittura, secondo una persona, ripeto, io stimo come Salvini, un elemento di crisi del governo. Ma per carità, ma vi prego, cioè cerchiamo di essere No. seri. Beh, È però una Sisto, storia mi perdoni, personale. no, no, Esatto. aspetti, aspetti, un'obiezione che la faccio io. È stato talmente tanto un elemento di crisi per il Prego. governo che si è dimesso un ministro. Cioè, questa mi sembra un'evidenza, perché altrimenti parliamo del nulla. È stato un tale problema per il governo che si è dimesso un ministro. Adesso la domanda che ci facciamo è: Ma c'è un guardi, problema di ma è vulnerabilità semplice. più Il ampio? ministro Sangiuliano, ma si è dimesso, ma non per ragioni, scusi, si è dimesso non per ragioni politiche, per ragioni personali. Cioè io credo che un uomo abbia No, non è così. diritto ad avere una sensibilità tale per cui, secondo, che il personale ha invaso il politico e come tale lascia l'incarico. Tutto qua. Mi sembra.